E ciao a tutti ragazzi, eccomi qua oggi, ho l'onore di presentarvi la mappa Italia di Edomod. Ringrazio innanzitutto Edoardo che ci siamo sentiti, mi ha tra virgolette affidato l'incarico di mostrarvi a che punto è, alcune cose probabilmente le sapete già, altre meno, ma soprattutto abbiamo fatto una chiacchierata e mi è piaciuto sentire, vedere, diciamo, quello che c'è stato dietro, quello che c'è dietro e quello che ci sarà dietro. È un lavoro che lo ha impegnato e lo impegnerà ancora, e quindi è giusto, insomma, rendere merito a un qualcosa di così bello, proprio di così, come dire, sentito, perché l'autore ci mette tutto il suo impegno, lo vedete, lo sapete, ma diciamo che intanto partiamo, così vi faccio subito vedere questa immagine, che è anche la copertina d'immagine per il momento del suo Facebook. Il nome della mappa, innanzitutto, che tanti chiedono come si chiama Mappa Italia. Proseguiamo, infatti qua sono delle ultime foto rilasciate, non inedite queste, però mi fa piacere averle qua per farvele vedere ancora. Siamo qui per dir cosa? Per parlare un attimo dello stato dell'avanzamento dei lavori, per come è fatta la mappa, quindi la morfologia stessa. Ci tiene a spiegarvi, tramite me appunto, come ha fatto, le scelte. E parleremo di dettagli tecnici, soprattutto per le varie domande, PC, console, ma la mappa peserà, tante cose. Quindi mettetevi comodi che adesso con calma vediamo tutto. Sempre sul suo Facebook, che è, tra Facebook e Instagram sono i due social primari dove potete contattarlo, dopo ne parleremo, anche per un'eventuale donazione per la mappa, insomma per tutto il lavoro che fa. Qua, sempre appunto su Facebook, ripeto, trovate il suo stato avanzamento di lavori e, diciamo, mettiamo un punto fisso che è febbraio 2020, adesso è febbraio inoltrato, però qualche percentuale magari è andata avanti, però all'incirca siamo qua. E potete vedervelo con calma, non sto ovviamente adesso a leggervi singola cosa, perché non è questo la pensata, ma è per farvi vedere che nel complesso, diciamo, tutto quello che lui intende, red urbano, quindi i campi, le strade, tutto quanto, 60% fatto. La parte trigger, che è affidata a Sbaffo del team SMI, e è tra virgolette, diciamo, solo al 5%, ma anche perché per forza di cose, finché non è pronta, diciamo, la mappa, non dico il 100% ma quasi, è inutile mettere mano a degli script, quindi a dei trigger eccetera, quindi deve ovviamente essere finita prima la parte, diciamo, proprio la parte 3D, dicendola così, banale, anche se banale ovviamente qua non c'è niente. Resto che vedete ovviamente è stato l'avanzamento poi dei lavori all'interno di quel 60%, vedete le fattorie a che punto è, i punti vendita, le varie aree che ci saranno, e fra cui vedrete l'area boschiva, il BGA, che è la parte, diciamo, spoilerata, che verrà spoilerata in questa presentazione. E niente, diciamo, adesso andiamo avanti, ognuno poi può leggersela con calma. La mappa Italia, cosa dovete sapere? No date, nel senso non c'è una data di scadenza, non c'è, lui fa il prima possibile, vi dico solo che c'è sopra da un anno e sei mesi e ci lavora, diciamo, buttiamo lì una quantità che mi ha detto, un'ora, un'ora e mezza al giorno, quindi, e ha fatto in questo 60%, quindi fatevi voi i conti che più possibilità, diciamo, ha di aver tempo e proseguire, prima finisce, e se no deve ovviamente impiegare il suo tempo libero a discapito del resto della vita con impegni privati che tutti hanno ovviamente, quindi ragazzi bisogna lasciargli il tempo, ma vedete appunto che i risultati sotto ci sono. La parte grafica e design più script, ne abbiamo parlato prima,
era appunto il discorso a che punto è, e comunque vediamo cosa va a utilizzare. Ci fa piacere, diciamo, farvi, rendervi partecipi, insomma, di dei programmi e di tutto quello che ci sta dietro. Quindi i programmi che usa, così per notizia, è AutoCAD e Blender. Infatti vediamo una prima immagine di AutoCAD dove va a disegnarsi lui le stradine, non prende pezzi, diciamo, prefabbricati come avviene su altre mappe, che i mapper prendono delle strade, adesso non sono prettamente modder, anzi non sono proprio, e vi dico, diciamo, queste nozioni tanto per farvi capire la differenza tra una cosa un po' prefabbricata e questa che è prettamente artigianale. Quindi c'è veramente proprio un salto di qualità enorme. Sotto ovviamente vediamo dei dettagli fatti in Blender, e lì vedete già, ma ne parliamo con calma fra un po', il discorso pesantezza grafica. Vedete quelli qui, il rettangolo e il quadrato, la mesh come è fatta nella curva della strada su rettilineo. Tenete a mente questo dato. La mappa com'è? Il 2x2 chilometri, quindi i nostri 4 km quadri, è una mappa originale come la Felsbrum. La sua per il momento è quella che vedete lì, posizionata circa in alto a destra. Sarà sempre in via di sviluppo. L'idea sua, e difatti sottomesso futura espansione, è di portarla ad una mappa 4x4. Quindi ragazzi arriviamo a 16 km quadri, da 4 a 16, insomma, come dire, c'è una bella differenza come grandezza, estensione della mappa. E anche lì ne parleremo fra un attimo, ma vi anticipo che ovviamente vuole prendere un po' tutte le sfaccettature dell'Italia, quindi si è partito un po' dal centro Italia, diciamo così Lazio, Toscana, una zona all'incirca lì. Vorrà, ha detto, espandersi magari anche più a sud e anche più a nord, quindi in un'unica mappa vorrebbe, come dire, ricavare le realtà, la parte architettonica, diciamo, tutta la parte strutturale, soprattutto di edifici appunto caratteristici del nostro paese. E niente, ricordiamo, penso si possa dire che lo fa di mestiere, insomma, quindi c'è dietro tanta conoscenza, insomma, sul discorso architettura e design, e quindi anche questa parte di modellazione eccetera proprio gli risulta bene, e vediamo che gli risulta veramente bene. Quindi iniziamo da cosa? Dai riferimenti che va a prendere lui, che vede in realtà. Qua vi lascio parlare, le immagini sono immagini che mi ha passato lui, non dovrei dire niente, dovrei lasciare qua della musica, dovrei, come dire, lasciare appunto spazio alle immagini, ma sono qua per raccontarvi un qualcosa. E infatti anche qua vi faccio vedere, guardate, proprio aprite gli occhi, un distributore Agip, oso immaginare, qua non abbiamo parlato, ma anni 60 credo, più o meno, e come l'ha riprodotto ovviamente in 3D. E niente, quindi dopo il discorso distributore vediamo quello che vi dicevo prima. Qua Mappa Italia è presa realmente, è andato su Google Maps, si è messo lì con una mesh, penso di chiamarla correttamente, di Blender, e tanto per farvi rendere conto, insomma, che si è basato su elementi naturali, proprio c'è anche una ricerca, non sono cose fatte a caso. Ecco, riassumendo la cosa, potrei esporla in questa maniera. Quindi proseguiamo con altri dettagli che vi possono interessare parecchio, perché dopo la mappa può essere bella finché volete, e lo è, ma dopo deve essere giocabile. E a chi è qua che ascolta probabilmente dice: sì, ma quando esce? Ok, ne abbiamo parlato. Sì, ma com'è?
perché e per quali piattaforme. Allora, sarà sicuramente per PC, per forza di cose. Abbiamo scritto console perché l'intenzione sarà portarla anche per console, e in quella frase con scritto eventualmente due versioni, e GB non sta per gigabyte, eventualmente due versioni, per il motivo che potrebbe essere che se ci fossero problemi, diciamo che fosse troppo pesante, che non lo è a livello di in-game poi, e vi spiegherò perché, quindi spoilerata di qualche slide avanti, ci sarà comunque una versione light, quindi una versione più leggera. Quindi dovete stare tranquilli, aspettare che la mappa esce per PC e per console in qualsiasi maniera. Quindi questo è quanto mi è stato riferito. Il discorso perché Blender è anche imminente, non più oramai, perché doveva uscire Farming 21, ma sapete tutti che è stato spostato, eccetera. Il discorso, come dire, super intelligentissimo che ha fatto l'autore è stato quello di dire: ok, la sto facendo per Farming 19. Poteva non uscire in tempo, ripeto, con la scadenza di Farming 21 vicino, ma ormai diciamo che è stato buttato l'anno prossimo. Però in ogni caso, la frase che ho messo, futura rapida conversione, è per dirvi che è pronto a riconvertirla subito in breve tempo, anche per il titolo successivo di Farming. Quindi non è la solita mappa che esce all'ultimo, uno se la gode l'ultimo mese, poi esce il capitolo nuovo e bisogna aspettare magari un altro anno per la conversione. No, è tutto pronto, già, come dire, già in previsione. Ma proseguiamo. Qua volevo parlare di un altro punto dolente, ma che non lo è, nel senso perché è già risolto anche in questo. Pesantezza grafica, tanti chiedono a Edo. No, perché? Perché c'è un sapiente uso di poligoni. Quello che vi dicevo prima, se guardate nella curva delle strade che ricordo modella lui partendo da AutoCAD come tracciato e poi con Blender e con tutto quanto, io non entro nel dettaglio perché anche non lo so, ne abbiamo parlato, però non posso dire cose oltre alle mie competenze, ma quello che volevo far notare nei punti. Quel sapiente uso di poligoni commesso è per dire nel punto in rettilineo gli bastava appunto il rettangolo color ocra, quello che è, comunque lo vedete, centro foto, mentre ovviamente nelle curve, per come dire, per raccordare meglio, bisogna ovviamente utilizzare altre mesh, altre forme un po' più piccole magari. Però quindi, riassumendo, sono state usate le forme e poligoni fitti dove serve, dove non serve di andare. Questo alleggerisce di molto, non è a scapito della qualità, ma è a scapito della qualità proprio poi grafica e di pesantezza, che pur avendo texture bestiali, e vedete anche qua che la qualità è eccelsa, garantisce la non pesantezza. Anche perché qua un'altra parolina magica, che però non voglio ovviamente, come dire, entrare in chissà che ambiti, però il clip distance, parliamo anche di load, ma ha spiegato lui nella nostra chiacchierata che sono due discorsi che mirano ad alleggerire la mappa. Quindi è un discorso che carica in base alla distanza dall'oggetto. Facciamo un esempio: voi vedete tutto bello per carità, però quello vicino lo vedete proprio ben fatto e andrà a caricare una texture. L'oggetto lontano ne caricherà un'altra, ma un'altra finché siete da lontano ad osservarlo. Questo è il LOD, mi ha spiegato. Quindi un tetto, ad esempio, visto da lontano, tanto non conta chissà che dettaglio, perché lo state vedendo da lontano e conta che ci sia un qualcosa che lo fa figurare un tetto. E discretamente visto, quando vi avvicinate, diciamo c'è un cambio di texture che, se poi lo andate a vedere da vicino, vedete le tegole, i copi, vedete il camino, vedete tutto quello che dovete vedere da vicino, in qualità eccelsa. Quindi questi trucchetti, diciamo, non so come chiamarli, anzi, diciamo,
sapiente uso degli script e della tecnica che ci sta dietro a tutto questo mondo di modding, fa sì di avere un gran prodotto di qualità e performante, perché lo potete avere, diciamo, ci hanno capito, insomma, ragazzi, quando stiamo riassumendo nella vicinanza vedete il bello e vedete bello anche a distanza. Poi qualsiasi cosa andiate vicino a qualsiasi cosa, poi la vedete comunque in gran qualità, e questa appunto è un'accortezza per far sì che la mappa sia bella allo stesso tempo ma leggera. Quindi meglio di così, ragazzi, non so cosa dirvi. Proseguiamo con altri scorci delle strade sterrate. Sono degli scorci magnifici, proprio caratteristici nostri. Ho girato l'Italia, ne ho visti proprio, cioè si vede che è made in Italy, diciamo. Volevo ricordarvi il discorso strade sterrate create da zero, e sono delle linee in AutoCAD che dopo lui va a modificare, texturizzare, eccetera. L'altro discorso, pian pianino vediamo un attimo i punti caratteristici, poi vi lascerò tutta una serie di tutto il pacchetto immagini. Nella presentazione ovviamente ne ho scelte alcune, come dire, caratteristiche importanti o di riferimento. Quindi quando all'inizio parlavamo della delle masserie, di cosa parliamo? Di varie zone. C'erano le varie masserie con i vari titoli, e sono le varie zone che potreste puntare a comprare. Mi ha spiegato che la sua idea è una masseria per ogni animale, diciamo ce n'è una che prevalentemente o quasi esclusivamente dedita all'allevamento di suini, un'altra bovini, eccetera, e costeranno all'incirca fra casa e terreno sui 200.000 euro. Poi ci sarà la masseria Italia, che sarà quella a cui uno, giocando seriamente con la voglia di crescere, eccetera, sarà quella che costerà un patrimonio, diciamo un 5 milioni di euro tra terreno, eccetera, e avrà praticamente quasi tutte le stalle. È il suo endgame, cioè lui intende, e la volontà appunto dell'autore è avere una mira, qualcosa appunto da ambire. Quindi uno all'inizio parte con una masseria, con l'allevamento che preferisce, e facendo gavetta, soldi, carriera, eccetera, alla fine del gioco va a comprarsi la masseria Italia, che sarebbe il frutto finale, diciamo. Dopo c'è chi appunto gioca con 40 miliardi subito e se la compra subito, dopo ovviamente lì è stile di gioco di singolo, quindi quello è opera vostra. Poi il resto, altri punti, qua siamo ai punti vendita. Questo è uno dei più caratteristici forse, e anche per illustrarvi l'uso del treno. L'uso del treno che l'ha voluto, diciamo, renderlo conveniente utilizzarlo. Si è accorto che è un po' preso sotto gamba, quasi tutte le carriere. Io stesso treno non ho mai usato, ragazzi, quindi ci sta. Ha voluto intelligentemente creare dei punti dove sì, potete anche vendere e o arrivarci magari comunque, però magari tante volte è più conveniente usare il treno, oppure appunto caricare dal treno è più facile perché arrivarci magari via strada è più difficile, più lungo, più tortuoso, quello che volete. Quindi diciamo è sì bypassabile, quindi potreste anche non utilizzare il treno, ma sempre per volontà dell'autore è fatto sì che i punti vendita siano congegnati e proprio cuciti attorno al discorso trasporto su rotaia. E anche questo mi faceva piacere appunto farvelo notare, dirvelo, perché appunto ci abbiamo parlato con lui un pomeriggio su tutte queste cose. Qua ovviamente il piccolo borgo, ho messo qua un'altra sua screenshot, poi ripeto, le vedremo a fine video il materiale. Lo lascio, io lui l'ha lasciato a me gentilmente, che lo ringrazio ancora, e io ve lo lascio a voi, e fine video. Proseguiamo, qua sempre in discorso
sì, varie, comunque stoccaggio lignea, e qua sotto non vedete, però è pensato per caricare la lignea su gomma, come in questo caso, quindi l'auto autoarticolato qua col Tatra, ma verrà anche predisposto e previsto la costruzione di una gru che andrà, per chi vuole, appunto a caricare il treno, che sarà qua sotto in basso a destra dove vedete il muro di mattoni. Ecco, e questo è quanto. Andando avanti, slide così di ampio respiro, tanto per dirvi, Silos, l'uomo che è, mi ricordo del mio passato di modellista, che si diceva che è la grandezza di tutte le cose, non mi ricordo se la frase è proprio questa, ma è per dire è la scala di tutto, vedete quindi Silos scalati, e tanto per dire l'impegno che ci mette, la cura, ma dall'inizio proprio, e perché? Perché qua vedete appunto la mappa, chiamiamola mappa, però è il disegno di tutte le stradine della ferrovia disegnate da zero e volute da lui. Quindi, ragazzi, veramente c'è dietro un lavoro che probabilmente, non so, non immaginate neanche. Se lo immaginate, sono contento per lui perché appunto onora il merito. Insomma, non è una cosa fatta così tanto per, ecco. A me, infatti, le cose tanto per non piacciono. E sono qua apposta invece per mostrarvi tutto il contrario, qualcosa di veramente proprio pensato nei minimi dettagli. L'autore è molto ordinato, metodico, e vedo che viaggia anche. Se solo avesse tempo veramente da dedicarci, in un mese, cioè, esce fuori, voglio dire, cioè, la metodicità, insomma, proprio l'impegno estremo. Proseguiamo e finalmente arriviamo a quel qualcosa in più. Credo di avervi già raccontato tanto, tante cose probabilmente non le sapevate, almeno tra virgolette spero, così almeno adesso le sapete. E niente, qua il punto cruciale, la novità, che lo ringrazio doppiamente per avermi passato appunto immagini inedite in anteprima, che lui stesso ha aspettato a buttare fuori, diciamo, sui suoi social, per poterle lasciare a me e per poter far sì di raccontarvele e mostrarvele. Quindi parliamo del biogas stavolta. Faccio vedere ancora una volta i disegni in AutoCAD, e quindi AutoCAD, scusate che sembrava AutoCAD, che non c'entra niente, e con disegni delle, insomma, dove sono collocate le trincee, la vasca di gestato, le entrate, le tramogge, la linea ferroviaria che passerà, eccetera. Anticipo che tra tutte le cose, probabilmente in corso d'opera ci sono state, magari ci saranno anche qualche modifica, anche Edo stesso che magari guarda, poi mi dice lì poi avevo cambiato anche delle immagini, diciamo del 2D, mi ha detto che erano un po' obsolete alcuni giorni dopo che mi ha passato la parte in-game. Io comunque, per onestà del lavoro che ha fatto, che c'è dietro, le ho comunque messe, ripeto, ovviamente, come dire, figurerà la parte finale, quella poi che sarà la parte vera. Quindi qua, se vedete qualcosa e dopo nella parte in game è spostato di 2 metri, è perché ovviamente ci ha ripensato, ha fatto qualcosa, però mi sembra anche giusto far vedere comunque un'evoluzione che c'è stata. Quindi qua siamo ancora in Blender e vedete le trincee, il percorso più o meno com'è. Qua la tramoggia, con vedete già dei dettagli, già alcune texture e tutto quanto. Non è ovviamente la parte in game, vedete in game che vedete che è ancora Blender. Proseguo magari un attimo veloce, poi per chi ha voglia e passione basta fermare il video e guardare con calma e ogni foto in dettaglio, poi la vedrete appunto sui suoi social anche. Qua appunto abbiamo visto le varie tramogge di scarico, i vari punti, altre viste del biogas. Io lascio parlare le immagini perché di biogas ne avrete visti tanti. Come
come questo, no, solo lui. Qua vediamo appunto in Blender il disegno che avevamo visto all'inizio su AutoCAD, quindi già qua è la versione 3D, anche se ovviamente la vediamo piatta, ma è quella. E infatti qua abbiamo un'altra vista, che questa vista magicamente adesso si tramuta finalmente nella parte in game. Quindi qua vi lascio solo guardare, proprio vi lascio immedesimarvi, immaginarvi lì a far manovre con i vostri mezzi preferiti. Non devo dire niente, sinceramente resto anch'io ogni volta, insomma, di sasso, di stucco, perché mappe così non se ne sono viste. A Edo tutte le volte che gli dico vedrai, la gente, a parte che già sa, ma gli dico vedrai quanto sarà contenta appena acquisirà sta mappa, te non puoi capire, e dovrà farsene ragione e rendersi conto che è molto attesa, e l'attesa sarà più che ripagata, insomma, quando che sarà finalmente il giorno fatidico che si potrà scaricarla e metterla in farming. Qua ecco altre viste, ripeto, parlano le immagini per me, si potrei dirvi appunto le varie tramogene, ne abbiamo parlato anche con Edo, mi ha spiegato, però sta qua a dirvi questa, quella, quella e quell'altra, sì, ha senso, ma anche no, a questo punto diciamo avete già visto, cioè avete già capito secondo me. E c'è il discorso che passerà una linea ferroviaria in fianco, quindi anche per lo scarico del treno ci sarà l'opportunità, quindi per tornare al discorso che anche il treno è pensato affinché abbia un ruolo abbastanza importante. Qua lo ringrazio perché mi ha chiesto che mezzi mettere per farli in game e farti quattro screenshot e mandartele. Gli ho detto per scherzo metti in MB Track, dopo gli ho detto no scherzo, ovviamente metti quello che vuoi, e mi ha fatto un gran regalo perché sa della mia passione per il marchio e Mercedes, mi ha messo un bel Unimog e lo ringrazio tantissimo perché è proprio onore, insomma, vara. Edo, grazie. Finiamo con le ultime slide perché ormai, ripeto, ho parlato anche abbastanza, penso, e vi ricordo che c'è un copyright su questa mappa, onde evitare spiacevoli inconvenienti anche all'autore, perché sul modding se ne sono visti tutti i colori negli anni, gente che senza dire niente magari preleva parti di mappe, per non dire parti di mezzi, insomma ci sono sempre le solite, diciamo, cosette non gradite da parte di un autore che ci mette passione, tempo, vita, ore, e veder portare via, diciamo, specialmente magari senza chiedere, perché magari a volte potrebbe anche essere una domanda, magari potrebbe essere posso prendere, e magari uno dice anche di sì, ma le cose fatte, diciamo, a insaputa, che poi si scoprono, non sono mai cose belle. Quindi vi ricordo, insomma, che è tutelata da copyright. Basta, leggiate qua, c'è pure il QR, potete inquadrarlo, e questo è un punto che devo dire, diciamo, un po' prima della chiusura. Sempre in chiusura vi ricordo che lo potete trovare ovviamente su Instagram, vi lascerò tutti i link in descrizione del video, mi raccomando aprite la descrizione del video e leggete. Quello che mi premeva che lui su sua pagina Facebook, dove vi ho messo freccia rossa, c'è acquista ora, vi apparirà una pagina col suo link PayPal ed è un contributo volontario per chi ha voglia, insomma, di sostenere il suo gran lavoro. E ok, quindi anche questo resterà in descrizione al video, ma ovviamente basta che andiate nei suoi social e lì trovate tutto e di più. Dopo questa, ovviamente, come promesso, vi lascio tutta la parte foto, screenshot, che sono alcune in più di quelle che avete visto in successione. E mi sento di dire ovviamente un grande grazie a Edo per la fiducia che mi ha dato, che ha voluto che sia io, insomma, che fossi io a portarvi questi aggiornamenti. Ma un sentito grazie
oltre che da me per essere stato scelto per parlarvi della sua mappa, eccetera, dovrebbe venire da voi, ovviamente, e sono sicuro che lo farete a lui. Quindi, o qua sotto nei commenti, o andate sul suo profilo e insomma, sfondatelo di grazie e contribuite se potete, perché è una mappa che resterà, diciamo, nei ricordi, cioè sono delle mappe che restano, e questa lo so già in anticipo che sarà una che per chi giocherà a Farming anche fra 10 anni o quel che è si ricorderà, sperando che venga convertita sempre nel titolo dopo, e quindi che viva insomma per anni, ma sarà una mappa ricordata. Detto questo, saluto Edo e lo ringrazio, saluto voi, vi ringrazio, fatidica frase, fai bravi, mi raccomando. Ciao a tutti ragazzi, grazie.